Salve, eccolo qua, esco al Nouveau ancora una volta, Soli e perduti. È un romanzo ambientato in Israele, però non viene data nessuna indicazione sulle città, città dei giusti, città del deserto, vero, città, quindi non dà nessuna indicazione. E cos'è la storia? C'è un americano, ebreo, che l'occasione della morte della moglie. Che cosa fa? Manda una lettera al sindaco di questa città in Israele, gli manda anche, gli offre una somma molto importante, se loro costruiscono un mikveh, cioè un bagno per uomini e per le donne, che fa parte della tradizione ebraica. Gli uomini e le donne vanno a lavarsi in questo bagno per purificare se stessi. E dice: ci sono tutti questi soldi, però voi dovreste costruire questo bagno purificatore entro l'anno prossimo, quando io verrò in agosto a fare le mie ferie. Vorrei che fosse dedicato, intitolato in qualche modo a mia moglie. Bene, era un posto dove ce n'erano molti di questi bagni, perché era un posto dove c'era appunto Città dei Giusti, era estremamente religioso questa cittadina. E decidono di farlo. E dove decidono di farlo? Nell'unico posto dove c'è una comunità di russi, emigrati dalla Russia, che però non ha nessunissima propensione religiosa. Sono letteralmente venuti via, scappati dalla Russia per trasferirsi in Israele, sono tutti anziani e vivono in questo quartiere che viene chiamato Siberia. E che viene non preso mai in considerazione dal sindaco del paese, proprio perché non dà nessuna soddisfazione, anzi è fonte appunto di imbarazzo per l'amministrazione. Bene, arrivano questi soldi, si decide di fare questo, costruire questa, fare questa costruzione. Succede tutta una serie di succedono dei problemi. Perché quello che lo stava costruendo, siccome era vicino a una base militare ed avendo un'origine araba, viene accusato di spionaggio perché ha un binocolo, in qualche modo guardando in giro, è insomma, vicino alla base militare e lo arrestano e lo tengono dentro. Ma il segretario del sindaco allora viene obbligato a farla lui stesso, questa costruzione, altrimenti non si riesce a completarla in tempo per l'arrivo di questo signore. Ci sono le lezioni, ci sono delle storie che vengono raccontate che si intrecciano fra di loro in questa cittadina e che alla fine in qualche modo finiscono in modo positivo perché viene costruito questo bagno, arriva l'americano, fra l'altro arriva in occasione di una festa di un festival di clarinetto, lui studia e suona il clarinetto e insomma alla fine finisce in modo un po' particolare, non è che vi racconto tutti i dettagli perché è lì la bellezza di questo libro. Il tono complessivo di questo libro è fra l'ironico e il decisamente comico, è una storia che è molto inventata. Ed è sempre su questo tono abbastanza leggero, abbastanza così, comico. A differenza degli altri due libri che ho cominciato a rileggere, cioè uno è l'ultima intervista che non l'ho riletto ma l'ho letto, l'altro è Tre Piani, dove c'erano delle storie, soprattutto in Tre Piani, trattate con leggerezza, qui siamo proprio in un ambito completamente diverso, è una storia assolutamente non verosimile. C'ha qualche riferimento a usi, costumi ebrei e israeliani, però non è, insomma, non si può considerare una storia possibile. Ecco, questo livello di ironia e di appunto, comicità non me lo fa piacere estremamente. Non, è un po' troppo, no? È un po' tutto inventato, c'è poco di realistico, ecco, in questo libro. Si legge molto molto bene perché scrive bene, il nostro autore Nouveau scrive molto bene, si ride ogni tanto, si sorride ogni tanto, si intravede cose interessanti, però a mio personale parere non è proprio il libro perfettamente riuscito. E non so, adesso io rileggerò
altri tre libri di Nevò da rileggere. E se, come ricordo un pochino gli altri libri, forse questo è quello per me meno riuscito, sembra quasi un esperimento di così, un racconto di qualche cosa di fantasioso, ecco, di fantastico. E, vabbè, comunque insomma è sempre un bel libro, che se uno vuole approfondire la conoscenza di questo bravo autore, insomma, può farlo. Quindi esco Nevò, eccolo qua, il libro è Soli e perduti della Neri Pozza. E bene, buona lettura.